Allora, dicevo che mi sono veramente impegnata perché, come voi sapete, non mi va di utilizzare Wikipedia come fonte, per cui ho dovuto fare veramente un'interessante ricerca per scoprire informazioni su questa affascinantissima donna. E tra gli argomenti che ho utilizzato per preparare la classe c'è stata anche una parte di audio del primo capitolo del Genji Monogatari, ma purtroppo c'è solo un capitolo e quindi quello io ho potuto ascoltare, giusto per rendermi conto di com'era lo stile, di come erano le parole. E l'altra cosa che ho utilizzato è stata il film, il racconto di Genji Monogatari, che non è il cartone, l'anime che avevo condiviso con voi, ma è un film del 2011 che hanno fatto ovviamente i giapponesi, nel quale veniva mischiata, e per questo che l'ho guardato attentamente, veniva mischiata la vita di lei, di Murasaki Shikibu, con la storia, il racconto del Genji Monogatari. Quindi ho utilizzato anche un po' queste forme, questo modo multimediale. Dunque, lei nasce nel 973 d.C. e muore nel 1020 circa. Quindi siamo alla fine dell'anno 1000, quello che per noi è l'anno 1000, in pieno periodo Heian. Per capire lei, per capire la sua vita, bisogna capire il periodo nel quale lei visse. Allora, innanzitutto, il nome Shikibu significa ministro delle cerimonie, perché suo padre era ministro delle cerimonie alla corte Fujiwara, del clan dei Fujiwara, che erano dei samurai molto potenti. Murasaki significa violetto, viola. Allora, cosa succedeva? Che le donne aristocratiche, le donne del clan Fujiwara, che in quel momento era il clan dominante, anziché chiamarsi per nome o usare un nome, sceglievano un colore, si identificavano con il colore, e si facevano fare tutti i kimoni di quel colore e quindi poi venivano a chiamarsi con il colore che avevano scelto per i kimoni. Sapete che il kimono per il Giappone ha un valore rituale cerimoniale, non è semplicemente un abbigliamento. Io quando sono stata in Giappone ho assistito alla vestizione, ho assistito veramente a come si mette un kimono ed è una roba complicatissima, ci vuole un sacco di tempo perché sono tre o quattro vesti, una sopra l'altra, con tutto un giro di colletti. È come vestire proprio come una regina, mettere il kimono. E sappiamo che i kimoni venivano tessuti, erano una delle cose portate dalla dea Materasu, la loro dea madre, Materasu Omikami. Ne abbiamo parlato di Materasu in una delle nostre classi sul Neolitico. Quindi lei era un'aristocratica, faceva parte del clan dei Fujiwara, quindi era una donna di alto rango e a quell'epoca in Giappone praticamente dominavano i samurai, dominavano questi clan, i samurai, di guerrieri, perché l'imperatore e la stirpe imperiale preferiva dedicarsi alla poesia, alla spiritualità, all'introspezione, alla meditazione. Quindi lasciavano molto volentieri il governo nelle mani. Questo in tutto il periodo Heian, che va più o meno dal 700 avanti Cristo fino al 1100. Quindi proprio lei c'è dentro in pieno. Cosa succedeva? Che questi samurai erano dei militari, erano dei generali. Lo shogun, avrete sentito sicuramente questa parola, era il capo della famiglia dei samurai, di questi guerrieri. Obbligavano il popolo a lavorare per un boccone di pane. Spesso il popolo era obbligato a pagare delle quote, dei dazi enormi alle famiglie dei guerrieri per avere protezione. Protezione da chi? Poi dagli stessi che dovevano pagare per essere protetti, una sorta di mafia in sostanza, perché si dovevano proteggere dagli stessi guerrieri che loro pagavano per proteggerli. E in questo modo, chiaramente, questi clan di samurai erano diventati ricchissimi e potentissimi e spadroneggiavano sul Giappone, perché la famiglia imperiale e l'imperatore si disinteressavano della famiglia, degli affari, pardon, dello Stato. Ora, io ho trovato degli interessanti collegamenti proprio alla moda della scuola delle donne, degli interessantissimi collegamenti tra la vita di Murasaki, che ricordiamo significa violetto, era il colore del suo kimono, e la vita di Christine de Pizan. Allora, cosa succede? Murasaki si sposa molto giovane e rimane vedova
molto giovane, si sposa con un uomo molto più grande di lei. Questo ovviamente la getta in uno stato di prostrazione, come succedeva per tutte le vedove. Questo è il punto di incontro con Christine de Pizan. Nel suo diario Murasaki ci lascia scritto l'estrema prostrazione, le difficoltà che come vedova lei aveva perché non sapeva come fare a mantenersi, esattamente come Christine 500 anni dopo. E questo lei lo scrive nel suo diario, che è rimasto a noi, ancora viene stampato in Giappone insieme alla sua masterpiece, il Genji Monogatari, di cui parleremo. Cosa succede? Lei sapeva scrivere, Murasaki sapeva scrivere e leggere, non solo sapeva scrivere e leggere i caratteri giapponesi, che erano quelli che venivano utilizzati dalle donne normalmente, ma sapeva leggere e scrivere anche in cinese, che era la scrittura di cui si occupavano gli uomini. Gli uomini dell'alta aristocrazia ritenevano che l'unica occupazione che valesse la pena fosse quella di studiare la letteratura, la filosofia cinese nei caratteri cinesi. Quindi quelli giapponesi erano quelli delle donne. Murasaki li conosceva entrambi. Quindi, grazie a questa sua grandissima sapienza, lei racconta nel suo diario che quando suo fratello studiava i caratteri cinesi, ditemi un po' se non vi risuona questa cosa, lei, che non era autorizzata in quanto femmina a studiare i caratteri cinesi, gli stava accanto e, siccome era molto sveglia e molto intelligente, ma tu guarda che strano, l'imparava prima di suo fratello. Quindi scriveva, e grazie al fatto che scriveva, si fece una solida reputazione alla corte e fu chiamata dal Michinaga Fujiwara, che era il capo del clan di Fujiwara a quell'epoca, chiamata ad essere l'assistente culturale di sua figlia, che lui voleva dare in moglie all'imperatore. Allora, la politica a quell'epoca funzionava così: i samurai, per poter fissare il loro posto a corte, cosa facevano? Davano le loro figlie in spose agli imperatori, ai principi di sangue imperiale, per fare in modo di essere i nonni degli eredi. Quando nasceva un maschietto, il samurai diventava il nonno dell'erede al trono, e quindi si consolidava, pardon, la sua posizione all'interno della corte. All'epoca di Murasaki, l'imperatore ebbe in spose due cugine, entrambe figlie di due fratelli del clan di Fujiwara, il Michinaga, che aveva come figlia Soshi, e il suo fratello maggiore, che aveva come figlia Teshi. Queste due cugine andarono entrambe, a distanza di un po' di tempo, in spose all'imperatore, perché all'imperatore era consentito avere più mogli e più concubine. Ma il fatto è che si crearono due corti per due imperatrici, la prima e la seconda imperatrice, con due corti diverse, che tra di loro si facevano battaglia a suon di sonetti, a suon di cultura. All'epoca le donne venivano agevolate nel mestiere letterario, non venivano per niente viste male quelle che facevano letteratura o arte, purché ovviamente utilizzassero i caratteri giapponesi e non quelli cinesi, che invece erano appannaggio degli uomini. Murasaki entra al servizio della figlia di Michinaga Fujiwara, che era uno di questi due samurai potentissimi, che si chiama Soshi, che poi infatti diventerà la seconda imperatrice, la seconda moglie dell'imperatore. E Murasaki fu incaricata di acculturare, diciamo, la Soshi, la futura imperatrice, per fare in modo che fosse degna di accogliere dentro di sé il sangue imperiale. Durante quell'epoca, tra fine del Novecento e il 1010 più o meno, quindi all'apice della cultura Heian, l'impero, la corte imperiale fu una vera fucina di talenti e di ingegni femminili. Le donne istruite, le donne colte, erano molto ben accette, venivano ben viste. C'è da fare ad aprire una piccola parentesi sul tipo di vita che conducevano in queste corti, ossia, visto che degli affari dello Stato si occupavano i guerrieri, si occupavano i samurai, praticamente la corte, l'imperatore, la corte, tutti i cortigiani, gli aristocratici, vivevano in una maniera molto vicina ai nostri decadenti di fine 800, cioè vivevano di un estetismo sfrenato.
Il valore era l'estetismo portato all'eccesso, il non detto, il misterioso, l'erotismo, ma non dichiarato, quindi una sorta di erotismo letterario, suggerito. Tutto quello che veniva fatto non doveva mai essere dichiarato né palese, ma doveva sempre essere suggerito. E questo estetismo portato all'estremo ovviamente creava dei monarchi, dei sovrani deboli. E il principe Genji, che è il protagonista del Genji Monogatari, Monogatari significa racconto, è proprio il campione, il rappresentante, l'archetipo di questo principe, di questa figura di principe esteta. Un po', non so se avete presente i dandy inglesi, questi personaggi che passavano tutta la loro giornata in attività oziose, in amoreggiamenti. Impegnati a vestirsi, a trovare accostamenti per i vestiti, insomma, in attività che non avevano nulla a che fare con una, che so, una preparazione politica, morale, economica. Vivevano la loro vita all'insegna dell'estetica e dell'estetica culturale, letteraria. Ecco, c'è da dire anche un'altra cosa molto importante. In quell'epoca, praticamente si passò dal culto di Amaterasu, che era la Amaterasu Omikami, era la grande dea madre della spiritualità Shinto. Shinto significa la via degli dei ed era la spiritualità nativa giapponese. Infatti si riteneva che l'imperatore e la sua famiglia fossero discendenti di Amaterasu, per questo venivano considerati sacri e per questo anche nelle foto che vi ho messo del tempio di Iseshi, che è il tempio di Amaterasu, non si poteva entrare. In tutti gli altri sì, dove c'erano le statue dei vari Buddha o della dea Kannon. Dicevo che questa è l'epoca in cui si passò dal culto di Amaterasu Mikami, la grande dea Shinto, al buddismo che proveniva dalla Cina. Quindi Amaterasu Mikami non è più la grande madre degli dei, ma diventa una espressione insieme a tutte le altre alle altre dee, alle altre divinità, diventa un'espressione del Buddha. Quindi c'è un passaggio, c'è questo passaggio fondamentale dal culto praticamente teocratico al buddismo, che in realtà non era neanche una religione, era più una filosofia, perché Buddha inizialmente non era un dio o una divinità. Questo succede proprio in quell'epoca di cui stiamo parlando. Amaterasu, tra l'altro, ricordiamo che veniva attribuita l'invenzione della coltivazione del riso, del frumento, l'uso del baco da seta per fare i kimoni, la tessitura, il telaio. E il suo santuario più importante, il santuario di Ise, che è situato a Iseshi, è appunto questo dove non si può entrare. Si può soltanto aspettare che si sollevi il velo per intravedere il bagliore emanato dalla figura, dalla divina Materasu che vive lì dentro. Il santuario di Iseshi viene abbattuto ogni 20 anni e viene ricostruito identico, e in questo santuario viene conservato lo specchio che rappresenta Amaterasu. La religione quindi diventa patriarcale. Con i samurai la religione passa da teocratica matriarcale a patriarcale, e il Buddha sostituisce Amaterasu Omikami, che non è più la madre di tutti gli dèi. Questo è importantissimo perché alla fine io vi darò la mia chiave di lettura del Genji Monogatari. Il Genji Monogatari è stato il primo romanzo psicologico della storia, il primo romanzo in assoluto. Mi viene da rapportarlo alla Principessa di Clèves di Madame de Lafayette, per chi di voi l'ha ascoltata. Nella Principessa di Clèves si parlava di questa donna, del suo dramma psicologico nel trovarsi in una situazione di corteggiamento fuori dal matrimonio. In effetti, da quello che ho ascoltato, il primo capitolo che ho ascoltato del Genji Monogatari, c'è una grandissima attenzione alla psicologia dei personaggi. Se voi pensate nell'anno 1000 che cosa c'era qui in Europa, praticamente c'erano solo gli scritti religiosi e la Bibbia, e
c'erano le opere classiche latine per gli aristocratici e i chierici che inventavano storie per il popolo, spesso anche abbastanza sboccate. Perfino la Commedia di Dante, che è stata la prima opera in volgare, risale al 1300 e non c'erano neanche ancora i poemi epici, tranne quelli di Omero tradotti. Il primo romanzo europeo riconosciuto è del 1700 in Inghilterra, quindi immaginate lei quanto è in anticipo rispetto alla storia letteraria europea. Allora, nel Genji Monogatari lei, oltre a raccontare una storia, racconta in dettaglio lo stile di vita, il tipo di vita che si viveva all'epoca. E ci dà delle preziose informazioni su come si viveva e sul livello anche di corruzione, diciamo, di abbassamento dei costumi, che è un po' quello che denunciava anche Madame de Lafayette nella sua Principessa di Clèves, le preziose, se ricordate la classe che abbiamo fatto sulle preziose, che si lamentavano, no, di questa dissolutezza di costumi, di questo parlare sboccato con la scusa della galanteria e della cavalleria nelle corti. Ecco. Anche Murasaki lamenta questo. Per esempio, racconta che Genji significa il risplendente, è il nome del principe Hikaru, protagonista del Genji Monogatari, fu dato in sposo a 12 anni ad una zia. E questo lei lo cita chiaramente come un malcostume, perché la zia era molto più anziana di lui, chiaramente non c'era amore, si faceva per questioni dinastiche. Ma tra i due non c'era amore, lui era un bambino. E che cosa succede? Che con questa moglie Aoi si ritrovano soltanto molti anni dopo, quando lui diventa più grande e imparano a volersi bene e fanno anche un figlio. Ma nel frattempo il principe si è dato alla pazza gioia con un sacco di altre donne. Tra queste, una particolarmente gelosa, che per noi sarà importante, alla fine vedremo perché, questa sua concubina terribilmente gelosa, che gliela ammazza l'Aoi, gliela avvelena, perché non tollera che lui abbia altre donne all'infuori di lei. Il grande dramma di Genji, di questo principe Hikaru, questo principe risplendente, è il fatto che la sua mamma è morta, che lui era molto piccolo. Questa è una de parte dei, del, dei, del, del dramma psicologico descritto con grande sottigliezza da Murasaki, perché la mamma del principe, che si chiamava Kiritsubo, non apparteneva al clan dei Fujiwara, quindi non era una donna della casta, diciamo, aristocratica. E per questo non poteva, le altre donne le facevano dispetti, la maltrattavano e per questi maltrattamenti, questi continui dispetti, lei morì proprio di crepacuore, lasciando il figlio piccolino. E il principe soffrirà tantissimo per questa madre che lui ha perso. E cercherà per tutta la vita una sostituta che lui trova nella seconda moglie di suo padre, che si chiama Fujitsubo e che assomiglia tantissimo a sua madre. Lui si innamora, lui aveva già una moglie, in più aveva già la concubina gelosa che gli ha ammazzato la moglie, e in più si innamora della moglie di suo padre. Quindi capite bene che c'è una profonda denuncia di questi costumi così liberi, no? In termini di accoppiamenti, di sessualità all'interno della corte, ma lui ha una scusante perché questa donna, questa seconda moglie di suo padre, Fujitsubo, è praticamente la coppia di sua madre. Quindi lui se ne innamora perdutamente perché assomiglia tantissimo a sua madre. E tutta questa storia, io a un certo punto mi sono detta, caspita, ma qui ci sono 54 capitoli di storia che ruotano intorno al fatto che quest'uomo praticamente cerca la mamma per tutta la sua vita e la cerca in altre donne, fino a trovarla addirittura nella seconda moglie di suo padre, quale faranno un figlio che verrà riconosciuto da suo padre, ma che in realtà era suo. Per cui tutta una storia intricatissima di rapporti con le donne, perché lui cercava questa madre che aveva perduto, di cui sentiva una nostalgia enorme, il che ci fa già rizzare le orecchie, perché
c'è qualcosa di malsano, c'è qualcosa di torbido in un accanimento di questo genere. Quindi io lì già ho cominciato a chiedermi, ma che cosa c'è sotto, no? Che cosa ci vuol dire l'autrice? Non è possibile che abbia voluto semplicemente raccontarci una storia così che non ha né capo né coda. Ecco, pensate che poi, siccome Fujitsubo non vuole stare con quello che è il suo figliastro e si ritira in un convento buddista, lui praticamente alleva la nipote di Fujitsubo, che si chiama Murasaki come l'autrice, e da cui l'autrice prende il nome, che quando lui la trova è una bambina, ma lui l'alleva, se la alleva ad hoc, e praticamente lei diviene il modello di tutte le virtù femminili della donna dell'epoca, quindi era colta, era elegante, era raffinata, aveva un grandissimo senso morale, cioè tutto quello che secondo l'autrice avrebbe dovuto essere una donna perfetta. E lui se la sposa, si sposa la nipote della moglie di suo padre e lei diventa grande ma muore giovane. Quindi perde anche lei ed è la quarta donna che lui perde e che ama. Allora, un altro particolare interessante che mi ha fatto rizzare le orecchie è che la donna gelosa, la donna cattiva, la sua concubina cattiva che gli aveva ammazzato la moglie, si ritira alla fine nel tempio di Iseshi. È l'unica che si ritira nel tempio di Amaterasu, non in un tempio buddista, quindi, ma nel tempio di Amaterasu. E io lì ci ho letto qualcosa, dico come la donna gelosa si ritira nel tempio di Amaterasu e tutte le altre vanno nel tempio buddista. È come se ci fosse stato un passaggio di mano lì, come se l'autrice avesse voluto raccontarci in maniera velata, un po' perché non poteva, perché il buddismo era diventato la religione di Stato, un po' perché la tecnica di scrittura era questo estetismo così raffinato che preferiva che le cose venissero suggerite, lasciate alla fantasia di chi leggeva, piuttosto che raccontate. Allora, io ho visto in realtà quando ho viaggiato in Giappone, ho visto che le due religioni, chiamiamole così, lo Shinto e il buddismo, convivono pacificamente in Giappone. Non ci sono lotte, non ci sono prevaricazioni. Quindi se in questo romanzo la cattiva entra nel tempio di Amaterasu e le altre vanno, si ritirano, le altre che non vogliono finire, diciamo, nelle sgrinfie del principe, invece vanno nei templi buddisti, ci deve essere uno scopo. Il nome Ikaru, che è il nome proprio del principe Genji, abbiamo visto che Genji significa risplendente, Ikaru significa anche lui risplendente. E a me è venuto da pensare che avesse la stessa radice di Icaro, del nostro Icaro, il figlio del sole. Quindi, ci sarà qualche motivo per cui questo principe si chiama Ikaru, il risplendente, e una parola così simile al nostro Icaro. Quando la stessa Amaterasu è la risplendente, Amaterasu è la dea sole, ci sarà un qualcosa di nascosto che l'autrice Murasaki ci vuole dire? L'idea che mi sono fatta io, però ovviamente è la mia idea, ma il nostro sistema della scuola delle donne è quella di farci delle idee che siano nostre, è che in realtà il Genji Monogatari sia la grande metafora del passaggio di mano della religione, dallo Shinto, dalla religione di Amaterasu, alla religione patriarcale buddista. E Amaterasu, la donna gelosa, la concubina gelosa che ammazza le rivali e che si ritira nel tempio di Ise, è Amaterasu. Amaterasu gelosa, che sappiamo nel mito, si ritira nella caverna e non esce più fino al solstizio d'inverno. Quindi, secondo me, è un'enorme allegoria del passaggio di religione, del passaggio di religione da matriarcale a patriarcale e con la dea Amaterasu che è gelosa e si vendica. Perché non riesco a trovare un'altra spiegazione per questo accanirsi del principe nel fatto intanto che tutte le donne gli muoiono e lui rimane sempre da solo ed è sempre infelice, e in più che si innamori della moglie di suo padre perché assomiglia a sua madre. Cioè questo dolore immenso che lui prova per aver perso la mamma da piccolo, mi sa di allegoria, mi sa di metaforico, non mi sa di qualcosa di naturale. Certo, per un bambino è doloroso perdere la mamma da piccolo, ma questo principe Ikaru passa tutto
la sua vita a cercare una sostituta della mamma. Per questo io dico che secondo me questa madre potrebbe essere la Dea Materasu e il principe Ikaru praticamente è il popolo giapponese che è rimasto orfano della sua Omikami, della sua grande madre Amaterasu e che quindi la cerca disperatamente. Ecco, Murasaki muore giovane, muore intorno ai 40 anni circa, non si sa esattamente di che cosa morì. Ebbe una vita breve ma molto intensa, una vita lodevole, introspettiva. Lasciò poesie proprio come Christine de Pizan. Alla fine della sua vita anche lei si ritirò in un tempio buddista, proprio come le sue eroine, e anche questo ci fa pensare a Christine de Pizan, che vi ricordate, alla fine della sua vita si ritirò per 10 anni, quando la Francia praticamente fu venduta all'Inghilterra nella guerra e il delfino di Francia non era capace di riguadagnare, di riconquistare la Francia al popolo francese, e ne uscì, Christine uscì dal monastero quando arrivò Giovanna d'Arco, quando cominciò Giovanna d'Arco a vincere le battaglie e a riconquistare la Francia. Ecco, praticamente il grande mistero che ancora oggi, dunque, il Genji Monogatari è considerato una delle più grandi opere della lettura giapponese. Lei, Murasaki Shikibu, è estremamente rispettata e ancora il Genji viene stampato. Viene utilizzato come soggetto per gli anime, per i film, e ancora vengono ristampate le sue poesie e il suo diario che viene utilizzato anche come base di studio nelle scuole. Il film, diversamente dall'anime, che è soltanto basato sul racconto sui Genji Monogatari, il film invece racconta anche la vita reale, la storia politica al tempo di Murasaki, mescola le due cose. Quindi è interessante, a parte poi la bellezza dei costumi, delle ambientazioni, delle scenografie, perché i giapponesi in questo sono realmente maestri dei kimoni. Io mi sono incantata. Non ve l'ho linkato prima perché non volevo crearvi aspettative, volevo darvi questa informazione del fatto che secondo me lei sta parlando di Amaterasu, assolutamente. Più ci penso e più non trovo altre ragioni realmente per comprendere questo accanimento del giovane principe. Quindi, per noi della Scuola delle Donne, è doppiamente valevole l'opera di una scrittrice che, in pieno passaggio di religione, lei abbia il coraggio di scrivere, seppure in maniera metaforica e velata, a buon intenditor, come si dice, ma noi 1000 anni dopo ce ne siamo accorte e quindi la consideriamo a tutti gli effetti una nostra madrina e una nostra e benvenuta assolutamente nel nostro cerchio delle antenate.